Una campagna elettorale nel vivo, ormai siamo a pochi giorni dal voto, come sta andando in Capitanata? Diciamo la verità, è una campagna elettorale che in teoria doveva essere particolarmente calda. Il surriscaldamento globale ci ha pensato a calmare molti dei bollenti spiriti che sono tipici della campagna elettorale. Io credo che in Capitanata Fratelli d'Italia avrà un ottimo risultato, sia per quanto riguarda le europee, sia per quanto riguarda gli uomini che ha schierato nelle singole competizioni amministrative. E non faccio segreto che su Lucera posso svelare che sono particolarmente ottimista per il risultato che avremo. Ecco, in Capitanata si vota in grossi centri, a cominciare da Foggia, San Severo, Lucera, ma poi ci sono anche delle piccole realtà, i famosi comuni più piccoli. Come siete posizionati al di là di quelle che sono le grosse realtà? Io con soddisfazione, l'ho detto anche venerdì scorso quando è venuto l'onorevole Meloni, con cui mi sono un attimo confrontato per fare il punto della situazione in Capitanata, con orgoglio posso dire che Fratelli d'Italia è presente con il proprio simbolo in tutti i comuni superiori ai 15.000 abitanti, quindi non soltanto Foggia ma San Severo, Lucera, San Giovanni Rotondo, Ortanova e la stessa, diciamo l'ultima è Torre Maggiore. E poi con orgoglio posso dire che anche nei comuni sotto i 15.000 abitanti Fratelli d'Italia ha dei propri rappresentanti, già amministratori all'interno di quelle che sono fisiologicamente le liste civiche che sono state presentate, tutte a sostegno di candidati sindaci chiaramente ascrivibili all'area del centrodestra, lo dicevo venerdì, coerenti e leali al centrodestra. Senta, chiudiamo con una provocazione, qualcuno che ha abbandonato è stato un danno per il partito? Ma io ho sempre avuto l'abitudine di non parlare mai di quello che succede a casa degli altri. Io penso che comunque sia, quando si perde qualcuno sicuramente si determina un vulnus. Poi dopodiché io ho imparato che piaccia o non piaccia, la ragione passa sempre attraverso l'elettorato attivo. Quindi se Fratelli d'Italia avrà le due cifre o quantomeno si avvicinerà a una percentuale a doppia cifra, avrà avuto ragione il progetto politico di Fratelli d'Italia. Diversamente magari si faranno delle altre valutazioni, ecco.